Io ho iniziato con la marcia quando ero piccolina, a 13 anni, perché il mio primo allenatore mi vide correre, vide del talento e quindi mi chiese se volevo intraprendere questo nuovo percorso, questa nuova avventura, e così è iniziata. Diciamo che correndo non mi sentivo libera o comunque non mi piaceva tantissimo. Cosa diversa quando ho iniziato a marciare, sentivo questa sensazione di benessere, di libertà, di piacere. Mi veniva così naturale che a distanza di pochissimi mesi vinsi il primo titolo italiano e di lì capii che forse era la disciplina perfetta per me. Mio padre non voleva che facessi questo e quindi lì ho voluto dimostrare quello che volevo fare. Rimanere nel paesino sembrava un destino già scritto, dove dovevo aiutare la famiglia, pensare a un futuro ipotetico matrimonio. Non era una situazione dove vedevo in me un miglioramento. Volevo essere molto libera nelle mie decisioni. Ho deciso di cambiare vita, di trovare nuovi orizzonti quando ho deciso di trasferirmi a Roma. È stato un cambiamento drastico, ma dentro di me comunque avevo un sogno. La tenacia mi contraddistingue perché ho sempre pensato di dover andare oltre i limiti. Quello che ho trovato in me stessa, anche nei momenti più bui, appunto, è la determinazione e la tenacia di avere ben chiara quella meta e fare il possibile per raggiungerla. Avevo un infortunio e in quel periodo ricordo di aver toccato veramente il fondo. Guardandomi allo specchio non ritrovavo più l'atleta che avevo sempre visto, o comunque non trovavo più quella forza che avevo sempre avuto. E ricordo che quello che è stata la svolta, contatto con l'allenatore. C'è stato un pianto liberatorio da entrambi. In quel momento non mi sono sentita sola ed è come se a un certo punto, ecco, fuori dal tunnel rivedi quella luce. E ricordo che a quel settimo chilometro su 20 dissi a me stessa: o fai la differenza oggi o non ti capiterà più un'occasione del genere. Lì realizzai quanto è stato importante in quel momento rialzarsi e avere ben chiaro quell'obiettivo. Non è solo partecipare, ma è vincere quella gara. Arrivare in alto e poi spiccare il volo. Da lassù il panorama è magnifico.